Va ora in onda l'Espresso del Froldi. Pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1. Ed eccoci giunti dunque al bilancio che facciamo dopo la seconda gara stagionale. Intanto una riflessione, diciamo, su una narrazione tossica che abbiamo sentito da diverse parti e che in parte probabilmente abbiamo sposato anche noi, soprattutto nella speranza che questa narrazione fosse vera. Vale a dire che la Ferrari si stava nascondendo sia nei test sia nella prima gara, soprattutto durante le qualifiche o durante le tre free practice, e si stesse nascondendo per tutto il fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Ecco, possiamo dire che questa narrazione possiamo metterla nel cestino delle cose assolutamente false e inutili, perché in realtà la Ferrari non si stava affatto nascondendo. È ovvio che la Ferrari, in particolar modo con la sua power unit e durante le prove libere, giri depotenziata, ma è una cosa che più o meno fanno tutti. Il problema è che questa monoposto, in un circuito in cui, a detta degli stessi uomini di Maranello, avrebbe dovuto essere molto più competitiva per tutta una serie di ragioni, asfalto, caratteristiche del circuito e così via, rispetto alla prima gara, la gara d'esordio, in realtà ha vissuto una mediocrità imbarazzante con una SF23 che semplicemente sembrava era la quarta forza in campo. Se pensate a quello che è stato l'anno scorso con la F175, quello che è invece la SF23, io credo che davvero ci sia di che, purtroppo, di che disperarsi. Quindi questa narrazione la dobbiamo buttare via. Il secondo ragionamento che dobbiamo fare è invece relativo al fatto che la storia ti insegna. Io insegno letteratura e storia, quindi capisco bene l'insegnamento di queste due materie, in particolar modo della storia, cioè che non esistono mai risposte semplici a problemi complessi. Però è anche vero che la storia ti insegna a un certo punto che c'è una motivazione dirimente che è più forte delle altre per spiegare le cose. Ecco, possiamo dire questo, che noto, in realtà non è che mi faccia piacere, anche se sono stato uno fra i primi a dirlo già da molti anni, ma noto con sempre maggiore trasparenza che moltissimi opinionisti, tecnici, persone che discorrono sanno molto più del sottoscritto, che è un aspirante direttore di macchine, un laureato in lettere e un laureato in tifo ultra trentennale, diciamo così, della rossa di Maranello, diciamo, molti altri che hanno molto più titolo per parlare del sottoscritto di Formula 1 dintorni, e dicono una cosa molto chiara, cioè che semplicemente in Ferrari non sono all'altezza. Ora qualcuno mi obietterà che in realtà molti tecnici, alcuni in realtà tecnici andati via da Maranello e anche in maniera molto molto negativa, hanno fatto la fortuna di se stessi e di altri team, pensiamo a Costa, pensiamo a Allison nell'ambito Mercedes. Sì, questo è vero, però c'è da fare un ragionamento. Il singolo può fare la differenza se inserito in un contesto in cui si lavora bene. Il problema della Ferrari è che c'è sia un problema di uomini, cioè la qualità media, diciamo, del team, dei tecnici, di coloro che soprattutto si occupano di telaio e aerodinamica, e il modo di lavorare che c'è in Ferrari. In realtà, diciamo che in questo caso possiamo dire che c'è in qualche modo il fallimento della gestione del compianto, diciamo, Marchionne, cioè il fatto che ci fosse una struttura orizzontale. Allora, alla prova dei fatti, anche se è vero che in realtà Marchionne poi avrebbe cambiato questa cosa, cioè già la stava cambiando, ma poi insomma la sua prematura scomparsa non ci ha permesso di vedere il progetto completo. Dicevo, l'idea di una struttura orizzontale, soprattutto l'idea poi successiva di dare a un solo uomo, parliamo di Mattia Binotto,
la concentrazione di tutte le cariche, soprattutto da una parte un ruolo eminentemente politico e dall'altra un ruolo eminentemente tecnico, cioè indirizzare lo sviluppo della monoposto, lo sviluppo e il modo di lavorare, ecco, sono dimostrati effettivamente fallimentari. Il problema è che adesso c'è bisogno davvero di una tabula rasa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna fare la cacciata alle streghe, diciamo, ci vuole il tribunale della Santa Inquisizione, o dobbiamo mettere il periodo del grande terrore di Robespierre durante la Rivoluzione francese. Questo può accontentare, diciamo, la piazza, ma in realtà bisogna fare una cosa più ragionata. Insomma, prima di tutto nominare davvero un direttore tecnico e o sportivo, chiamatelo come volete, che davvero sappia indirizzare gli uomini, e inevitabilmente da qualche parte qualcuno che non è andato bene dovrà salutare la compagnia, immagino. Ci sono purtroppo anche molte rendite di posizione in Ferrari, cioè arrivi in Ferrari e dici ok, sono arrivato. No, è proprio quando arrivi in Ferrari che devi dimostrare quanto vali. E in ultimo bisogna necessariamente integrare il gruppo esistente con quello che Umberto Zappelloni chiama un po' di ossigeno nuovo, ma anche Leo Turrini ha dello stesso parere e tanti altri commentatori che, ripeto, l'ingegnere Mazzola, sono molto 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 più ferrati del sottoscritto. Però la risposta è univoca in qualche modo: in Ferrari bisogna ripartire da zero. Allora, meglio farlo adesso facendo un'opera di verità e di trasparenza, in modo tale che i tifosi capiscano il momento, piuttosto che illuderli con fantasie tipo diamo un secondo e mezzo a tutti. Ecco, questo per ora è quanto. Avete ascoltato l'Espresso del Froldi, pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1.